Salve a tutti ragazzi, benvenuti in un'altra combo testing. Oggi andiamo a testare Glide Lucifer 2D Destroy. Vi ricordo come sempre, se volete farmi testare la vostra combo, basta che mi commentate nei video oppure su Telegram. Iniziamo subito contro un bay della stessa rotazione. Per un attimo ho visto uno spiraglio di speranza. Ci ho creduto troppo. Ultimo lancio. Niente. Allora, purtroppo il 2D non è molto forte contro i bay della stessa rotazione, quindi non consiglierei neanche di metterlo su un bay di rotazione unica come Glide. Io l'ho visto spesso usato sotto Ward e secondo me è la migliore opzione, così potete metterla in rotazione opposta all'avversario. Il Destroy non mi è sembrato molto utile sotto il 2D perché il 2D è forte in rotazione opposta con driver che stanno in piedi. Quindi vediamo in rotazione opposta se ce la fa o non ce la fa. E niente. Facciamo altri lanci. E niente, di nuovo facciamo un ultimo lancio, proviamo a soft lanciare. E vince sempre l'altro. Allora, il Destroy in sé ha un buon LUD e può essere anche migliorato. Il problema è il 2D che tocca lo stadio. Sentite i petali che toccano lo stadio. Purtroppo, in combinazione al 2D, potete mettere solo driver che stanno in piedi, perché sennò sia in LUD che in stamina non aiutano molto.
E vediamo contro un bait d'attacco. Che secondo me il 2D ha una buona resistenza all'attacco con i petali aperti. Il problema è il dopo, quando sono chiusi. Pareggio contro un driver in gomma. Questo non me l'aspettavo. Speravo vincesse di spin. Partito un counter. Ultimo lancio. Aia, questo ha fatto male. Allora, se il 2D aiuta un po' a prevenire i knockout con i petali aperti contro un bait d'attacco di rotazione opposta. Il problema è che allora, il 2D è molto, come si dice? Cioè, bisogna sfruttarlo con dei driver che stanno in piedi. Perché se riesci a prevenire il knockout, almeno devi vincere di spin, no? E in rotazione opposta, il 2D purtroppo non aiuta molto in LAD. Al massimo riesce a pareggiare perché equalizzando i giri, i petali tiene attaccato tutti e due i bay, quindi più o meno si fermano insieme se sei contro un bay di stamina. E quindi purtroppo questa combo non... cioè, uno, il destroy non sta bene col 2D e il 2D purtroppo lo puoi sfruttare solo contro i bay di rotazione opposta, quindi puoi metterci solo Ward. E niente, ci vediamo a un prossimo video.